Presidente Galli, lei si occupa anche molto di riforme istituzionali, soprattutto per quanto riguarda quelle delle province, ma in generale qual è il suo commento sui primi passi del governo Renzi, che ancora deve nascere, ma insomma già c'è una bozza? Beh, intanto vedremo poi la prova dei fatti se effettivamente tutte le cose che ha detto in questi mesi verranno effettivamente rispettate. Peraltro è anche difficile capire cosa ha detto, perché io onestamente un discorso di Renzi articolato in maniera analitica oggettivamente non l'ho mai sentito. Quello che mi posso limitare a rilevare è che tutta una serie di atti sono assolutamente l'esatto opposto di quanto aveva detto. Aveva detto che non era interessato a prendere il posto di Letta, l'ha fatto immediatamente, ha detto che avrebbe fatto subito la lista dei ministri, non solo non ci è riuscito, ma mi pare che quelli che devono essere i suoi cavalli di battaglia più importanti, quelli che arrivano dalla cosiddetta società civile uno alla volta, gli stanno dicendo di no tutti, e si sta preparando un governo fatto per metà dal presidente Napolitano e per l'altra metà dai soliti nomi della vecchia nomenclatura. Quindi mi pare che la partenza non sia delle migliori e che soprattutto anche Renzi stia dimostrando di essere esattamente uguali degli altri. Non dimentichiamo che comunque non arriva dalla luna, ma comunque figlio d'arte, nel senso che comunque già il padre era comunque un rappresentante politico importante, che lui ha partecipato come collaboratore, come è uscito qualche giorno fa sui giornali, di altri parlamentari come Lapo Pistelli, che è stato messo a 27-28 anni a fare il presidente della provincia, immagino non solo per meriti personali, perché a 27 anni non so cosa potesse aver dimostrato, più tutta una serie di altre cose, per cui mi pare che stia vendendo molto bene un'immagine, come dire, liberal all'americana, ma la sostanza sia molto diversa e di fatto risponda a quella che è l'establishment della politica italiana, ma soprattutto ormai a quelli che sono i collegamenti dell'establishment della politica italiana con i poteri forti esterni, europei, ma soprattutto, come mi pare stia dimostrando in questi giorni dalle cose dette da ambasciate americane e quant'altro, soprattutto con gli Stati Uniti. Quindi mi pare che si stia prospettando una enorme bufala che non so perché ho il sospetto che alla fine, come sempre, pagheremo noi cittadini contribuenti del nord. La Lega, attraverso la voce del segretario federale Salvini, in questi giorni aveva detto che non ci sarebbe stato un a priori, però dopo le consultazioni di ieri proprio con Renzi il segretario si è detto uscito preoccupato e in sostanza non c'è accordo su nulla. Sì, no, infatti io ho seguito Salvini in questi giorni, le sue dichiarazioni, che credo di condividere assolutamente, perché ha avuto un atteggiamento intelligente iniziale di apertura, nel senso che c'è la novità, vediamo se effettivamente questo dice qualcosa di nuovo davvero. Poi dopo averci parlato di persona mi sembra che, come dire, la sua delusione sia stata profonda, perché immagino che sulle cose importanti politiche, una su tutte lo ius soli, e sulle cose importanti economiche, capire come Renzi ha in mente di riformare soprattutto la fiscalità e la spesa pubblica nel paese, da parte di Renzi non ci siano state risposte o ci sono state risposte estremamente negative. Quindi il risultato finale detto da Salvini è totalmente condivisibile.